Puoi andare, Maurizio. Buonasera a tutti, benvenuti a questa tavola rotonda, la sanità dopo il coronavirus. Saluto e ringrazio i partecipanti a questa tavola rotonda, il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, il presidente dell'Ordine dei Medici di Piacenza, il dottor Augusto Pagani, il dottor Massimo Piepoli, cardiologo, responsabile di un reparto Covid dell'ospedale di Piacenza, il dottor Marzio Sisti, infettivologo, epidemiologo, e il senatore Errani, che concluderà i nostri lavori. Io sostituisco Francesco Cacciatore, che doveva aprire i lavori di questa tavola rotonda, ma purtroppo per un improvviso e non previsto impedimento personale non può essere tra di noi. L'apertura quindi verrà fatta da Nino Beretta, a cui cedo la parola. Grazie di nuovo per la partecipazione. Grazie e buonasera a tutti. Io, come è stato detto, appunto sostituisco Francesco, un po' indegnamente, quindi sono meno preparato di lui, diciamo così, ad affrontare gli argomenti. Però penso e spero, diciamo così, di riuscire ad aiutare la discussione. Del resto, il senso dell'iniziativa come questa è esattamente questo, cioè cercare di non tanto di portare un punto di vista di un movimento politico, in questo caso di Articolo 1 di Piacenza, ma di favorire una discussione che possa individuare quali sono l'esperienza che c'è stata, quali sono, diciamo così, i limiti che ci sono eventualmente manifestati e quali sono i provvedimenti che nel breve, nel medio periodo occorre adottare, diciamo così, per migliorare le prestazioni e l'intervento. E dunque chiarisco subito, diciamo così, che l'intendimento non è sicuramente quello di fare processi per individuare, diciamo così, responsabilità collettiva e individuale, ma proprio, lo chiediamo anche ai relatori, di analizzare ciò che è successo e quindi quali sono a loro avviso, diciamo così, i provvedimenti che si possono adottare in questa fase. Io credo che una prima cosa, diciamo così, abbiamo imparato in senso generale, cioè abbiamo imparato che le politiche fin qui seguite, diciamo così, di contenimento e di taglio della spesa sanitaria hanno portato, diciamo così, uno stress al sistema e quindi a una difficoltà anche di risposta che c'è stata anche nel nostro paese. E perché questi tagli, diciamo così, hanno condizionato seriamente negli anni l'organizzazione del servizio sanitario, sia sul lato, diciamo così, strutturale, sia sul lato della professionalità e della dotazione del personale. E mi sembrano evidenti, diciamo così, i limiti che ci sono stati anche dal punto di vista della capacità di poter rinnovare dal punto di vista tecnologico le nostre prestazioni, i nostri interventi. Così come attualmente, diciamo così, ha ripreso una discussione sulla medicina territoriale e sulle attività di assistenza domiciliare in cui eravamo ampiamente, diciamo così, sottostimati e sottodimensionati. E questi problemi si sono, come dire, presentati, credo, su tutto il territorio nazionale e anche dal nostro punto di vista locale. Così come l'altro pilastro, insomma, spesso strutturalmente su cui si regge il sistema, che sono le professionalità e la possibilità anche di programmare dal punto di vista, diciamo così, dell'intervento, le professionalità e la carenza quindi dei medici, degli infermieri e del personale. Ora, quindi, sostanzialmente, adesso per cercare di anche un po' di abbreviare, il punto vero, diciamo così, su cui si può fissare la nostra attenzione è la necessità di cambiare una rotta sul piano degli investimenti e della dotazione finanziaria del sistema sanitario nazionale. Lo dico questo perché non è solo un problema di affermazione generica, ma se oggi ci siamo tutti d'accordo su questo aspetto, diciamo così, che il Servizio Sanitario Nazionale è importante ed è stato importante anche in questa fase, non era così anche fino a qualche mese fa. Non mi riferisco solo diciamo così, agli schieramenti politici, ma anche un po' nell'opinione pubblica, tutti ce li ricordiamo, diciamo così. Le campagne di opinione sulla malasanità che anziché isolare, diciamo così, gli aspetti degenerativi tendenzialmente ha delegittimato tutto il sistema. Allora io penso che sia importante
che questo elemento della sanità pubblica vada tenuto molto presente, perché vuol dire che oggi, se oggi il governo ha cambiato la rotta, ha messo più risorse in maniera significativa, ma sappiamo che per realizzare un cambio di rotta ci vogliono risorse finanziarie, ma ci vuole anche uno sforzo riorganizzativo, ci vuole una programmazione sulle professionalità e dunque ci vogliono interventi seri, insomma. E conoscendo un po' lo spirito italico che cambia opinione in maniera emotiva, se oggi il mondo sanitario viene considerato degli eroi, poi può essere, diciamo così, che se non si perseguono gli obiettivi seriamente si cambia opinione. Ma questo, diciamo così, come primo aspetto. Venendo un po' più alla realtà territoriale che ci riguarda, questa riflessione, diciamo così, è più cogente, è meno astratta o generica, perché è stato un territorio che, come tutti voi sapete, è stato pesantemente colpito, insomma, dal punto di vista, con 965 morti, diciamo così, la discussione non può essere solo di carattere di principio. E quindi in questo senso spero che ci sia da parte all'iniziale di questa sera, diciamo così, un contributo per vedere quali sono le realtà, diciamo così, da toccare e da provvedere. Ripeto, è un problema cogente per Piacenza e, come dire, anche un impegno morale rispetto alla nostra comunità. Cioè dobbiamo cercare tutti, non tanto di discutere sull'attribuzione di responsabilità o di limiti o di fare processi, ma appunto quali sono i provvedimenti che sono necessari per evitare di ritornare in quella fase. Anche qui, come dire, l'individuazione, penso, diciamo così, che nella ripresa i punti di fondo siano tre. Uno è l'individuazione degli interventi, diciamo così, di prevenzione, la medicina territoriale, la riorganizzazione ospedaliera. Ci sarebbe un quarto punto, ma che abbiamo deciso di non trattare oggi, che riguarda le RSA, che sono altrettanto problematiche e drammatiche la situazione, ma penso, diciamo così, che meriti una riflessione a parte. Tornando a noi, io credo che la strategia principale, diciamo così, nell'eventualità di una ripresa del fenomeno della pandemia, sia la necessità di individuare rapidamente i focolai, il tracciamento e l'isolamento, appunto, dei casi di contagio. Questo però vuol dire, da subito, credo, un rilancio del ruolo della nostra struttura della prevenzione, che a Piacenza aveva anche una storia glorioso, perché risale ai tempi della centrale nucleare, quindi era stata anche organizzata e potenziata in modo significativo, sì? Ma via via nel tempo credo che sia oggi invece sottodimensionata. Vuol dire aumentare le potenzialità diagnostiche e quindi anche i problemi della dotazione del laboratorio. Secondo aspetto credo sia quello che oggi è, come dire, si usa come chiave risolutiva dell'integrazione della medicina territoriale e dell'assistenza domiciliare, ma anche qui chiediamo, diciamo così, quali sono le reali misure da mettere in campo, perché non basta a questo punto una dichiarazione, ma ci vogliono modelli organizzativi, come dire, reali, che possono davvero mettere in contatto la medicina territoriale con le strutture ospedaliere. Terzo aspetto, appunto, l'elemento della riorganizzazione ospedaliera. La Regione sta presentando, diciamo, una riorganizzazione ospedaliera e anche a Piacenza si discute. Qui il tema, adesso la stringo perché ho quasi finito i 10 minuti, come, diciamo così, si riesce, fin qui si è seguito politiche anche di accentramento, non degli ospedali, e quindi in qualche modo, diciamo così, di abbandono o comunque di riduzione del ruolo degli ospedali periferici, come si usa dire. Io credo, la domanda è, se invece si possa fare realmente un reale gioco di squadra e delle strutture sanitarie presenti nella nostra provincia. Peraltro hanno dato prova anche in questa fase di emergenza, e anche gli ospedali periferici, di una prova, credo, all'onor del mondo, come si usa dire. Quindi il tema, la riorganizzazione abbandona la linea, diciamo così, dell'accentramento e tende appunto a valorizzare tutta la rete dei presidi ospedalieri. Questo è, come dire, in estrema sintesi il tema. Per ultimo, ho finito, io credo quindi che
complesso di queste domande richieda un elemento, diciamo così. Se davvero si vuole integrare diversamente la struttura, la medicina territoriale, l'assistenza domiciliare e la struttura ospedaliere, bisogna, credo, rinunciare anche al ruolo, questo lo si gioca a livello dei distretti sanitari e di un nuovo protagonismo degli enti locali. Io penso che sia questo elemento di un nuovo protagonismo degli enti locali, che c'è stato anche in questa fase di gestione, ripeto, emergenziale, per far sì, diciamo così, che l'interlocuzione, il confronto tra enti locali non sia solo di approvazione dei piani di ciò che propone l'azienda sanitaria, ma sia, diciamo così, al centro, si ponga proprio al centro come sintesi di integrazione tra le esigenze del territorio, della medicina territoriale e la medicina ospedaliera. Bene, ho finito. Chiedo scusa. Grazie a Nino Beretta. Passiamo ora al primo intervento di Marzio Sisti, infettivologo e epidemiologo, che conosce bene anche le vicende dell'epidemia piacentina. Lei la parola. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Adesso la partenza del mio discorso si basa su un'affermazione che deve essere molto chiara, che è stata anche già in parte toccata da Nino Beretta. Noi a Piacenza abbiamo subito una delle più grandi evenienze negative sociosanitarie, penso, degli ultimi 80 anni, forse qualcosa di peggio l'abbiamo visto con la Seconda Guerra Mondiale, e se togliamo i fatti bellici dobbiamo risalire probabilmente alla famosa spagnola del 1918-1920. Questo lo dico per mettere chiaro che qualsiasi cosa venga detta, almeno da me, ma anche da, penso, gli altri relatori o chiunque ascolta qua, debba essere commisurata questa situazione epidemiologica che è stata, spero sia stata, più unica che rara nella nostra storia. Personalmente, nella mia attività di medico, che non è brevissima, ahimè, una cosa simile non l'ho mai vista. Io ho vissuto l'esperienza AIDS, che è stata un'altra grande epidemia che ha sconvolto il mondo e anche l'Italia, ma qualcosa di simile assolutamente no, quantomeno per intensità nel breve periodo di tempo. Chiaramente ci è arrivata addosso un'onda di tsunami incredibile. Il servizio sanitario, il sistema sanitario non era preparato a questa onda di tsunami, ma attenzione, non era preparato a questa quantità di persone che si sono ammalate. Noi potevamo prevedere, si sarebbe potuto prevedere una certa quota di casi di infezioni, tutto sommato un po' di allerta c'era già, perché la storia adesso non ve la voglio ripetere, la conoscete tutti, ma almeno un mese e mezzo di tempo noi l'avevamo per prepararci un po' meglio, ma sia ben chiaro che qualsiasi cosa avessimo fatto, qualsiasi cosa abbiamo pensato di fare, non sarebbe mai stata sufficiente a controllare, a competere ciò che ci è arrivato addosso. In realtà la nostra struttura sanitaria aveva già una serie di situazioni di base, perché avevamo già vissuto episodi simili. All'inizio abbiamo gestito, che ne so, la pandemia del 2009, dell'influenza suina, abbiamo avuto la SARS del 2002-2003, abbiamo avuto le problematiche con Ebola. In realtà quindi diciamo un filone di biosicurezza in questo senso esisteva già. Sicuramente nessuno poteva pensare, almeno fino al famoso 20 febbraio, 21 febbraio, una cosa simile. Probabilmente c'è stato un po' di sottovalutazione dopo il 20 febbraio. Ecco, se io dovessi fare una storia di quello che è successo dal punto di vista epidemiologico e infettivologico, separerei
i mesi che sono passati in tre grossi filoni, in tre grosse situazioni, uno fino al 20 febbraio. Allora, fino al 20 febbraio, che se ne dica, noi eravamo in una situazione di tranquillità, al di là del fatto che qualcuno diceva che le polmoniti c'erano già, il virus c'era già, sicuramente c'era già, ma siccome noi non lo vedevamo, è inutile girarci attorno. Fino al 20 febbraio non avevamo contezza dell'evento, non avevamo quella sensazione di disastro che poi sarebbe arrivato. Dal 20 febbraio in poi sono avvenuti vorticosamente una serie di eventi che hanno travolto nel giro di pochi giorni Piacenza. La nostra città, come è già stato detto, è una delle zone al mondo col più alto numero di casi e di morti in rapporto alla popolazione. Questo lo dobbiamo sempre ricordare. Dal 20 febbraio, per tutto febbraio e per tutto marzo, noi abbiamo vissuto con l'acqua alla gola, anzi direi spesso andando anche sotto l'acqua. Si sono succeduti una serie di eventi, in alcuni casi anche gestiti in modo frettoloso o comunque senza una grossa visione d'insieme, ma era tutto, ripeto, ampiamente giustificabile. Diciamo che il mese di marzo è vissuto nel disastro, nel terrore. Faticosamente si è cercato di mettere in piedi un sistema sanitario di opposizione al Covid-19. In questa fase, forse, però col senno di poi sono buoni tutti di fare giudizi, si è spinto un po' troppo sulla parte, chiamiamola, ospedaliera, cioè nel senso che si sono abbandonate un po' le attività territoriali, si è un po' ipertrofizzata la risposta ospedaliera, che era chiaramente giustificabile dal fatto che molta gente arrivava in ospedale e non respirava, e quindi la prima risposta che si dà, attacchiamolo a un respiratore, ci mancherebbe, questo era in quel momento la nota dominante. Forse lì abbiamo perso un mesetto, ma adesso lo dico, ripeto, non voglio essere passato per quello che fa i giudizi, però abbiamo forse ignorato per troppi giorni la possibilità di assistere anche le persone a domicilio. Diciamo che c'è stata una carenza della comunicazione tra le strutture più strettamente territoriali e le strutture, diciamo, più strettamente ospedaliere. Questo ha fatto sì che l'ospedale fosse sovraccaricato di pazienti, con tutto quello che ne è derivato e che noi abbiamo visto. Sicuramente possiamo dire che noi avevamo di fronte anche degli esempi invece di altro tipo, perché noi siamo a pochi chilometri dal Veneto. Il Veneto era a febbraio esattamente come eravamo noi a Piacenza, aveva delle zone di grande epidemia. Il Veneto è riuscito in un modo abbastanza chiaro, cioè incrementando l'attività territoriale, incrementando i famosi tamponi, cioè la ricerca a tutti i costi degli asintomatici, non solo dei sintomatici. Lì c'è stato sicuramente un errore di comunicazione da parte del Ministero della Salute, che per lunghi giorni ha dato indicazioni solo di fare i tamponi ai sintomatici, soprattutto quelli gravi, che se volete non è un errore, è giusto, però se io ho un tampone solo, perché farlo verso chi sta già male? Quello che sta già male è da ritenersi Covid. Io devo andare a cercare quelli che sono asintomatici, che continuano a trasferire nella popolazione il virus. Indubbiamente, se noi vediamo i numeri, il Veneto, che ha la stessa popolazione dell'Emilia, non facciamo paragoni con la Lombardia perché saremmo completamente fuori scala, ma se lo facciamo col Veneto, il Veneto ha avuto la metà dei nostri morti, meno della metà dei nostri morti e la metà dei nostri casi, a parità di popolazione. E questo perché è riuscito a contenere la diffusione sulla linea del Piave, in realtà molto prima, perché il Piave è molto più a nord, però è riuscito a fare un contenimento che evidentemente da noi non siamo riusciti a fare. Probabilmente, sempre col senno di poi, si sarebbe dovuto partire prima con le famose unità territoriali, con le unità domiciliari,
le mie esperienze di medico, io non sono mai stato in ospedale nel periodo di massima attività del virus, io ho seguito più delle strutture territoriali, case di cura, RSA e singoli cittadini, e quello che mancava era un po' il contatto tra le persone che erano a casa e le persone e le strutture territoriali e le strutture ospedaliere, cioè molta gente si è sentita un po' abbandonata da questo punto di vista. Sicuramente l'introduzione delle unità territoriali domiciliari che sono andate casa per casa a trovare il più precocemente possibile persone, evitando il ricovero o comunque dando un supporto, magari anche semplicemente psicologico, un supporto umano, ha cominciato a limitare tutto quell'afflusso verso l'ospedale. Probabilmente si poteva anche agire più tempestivamente, soprattutto nel mese di aprile. Diciamo che più passa il tempo, più nel mese di aprile si cominciava a vedere un miglioramento. Però, ad esempio, su Piacenza occorre dire che la caduta dei nuovi casi di decessi è stata piuttosto lenta. Noi fino a fine aprile, primi di maggio, avevamo ancora un discreto numero di casi e un discreto numero di decessi. Probabilmente anche lì si è persa l'occasione per fare un po' più attività di tamponamento, ad esempio nelle RSA, che sono sicuramente stato uno dei focolai di infezione più drammatici, anche perché essendo abitate da anziani e dove la mortalità è stata più alta, un inserimento, una maggior capacità dei dipartimenti di sanità pubblica di eseguire esami virologici per scoprire tutte le persone infette e contagiose avrebbe accelerato i tempi di caduta della curva epidemica. Alla fine poi ci siamo arrivati, adesso il discorso finale è che in realtà adesso Piacenza ha un quadro infettivologico, epidemiologico abbastanza tranquillizzante, tutto sommato rispetto, mentre siamo stati fino diciamo, a fine aprile, primi di maggio, sempre tra le province messe peggio, devo dire che da almeno un mesetto a questa parte, da metà maggio ad oggi, i dati epidemiologici piacentini sono invece tra i più buoni, tra i migliori. Per adesso, speriamo che funzioni così, non ci sono nuovi grossi focolai a Piacenza, a differenza invece di quello che abbiamo visto in giro per l'Italia, a Roma, a Mondragone, adesso a Bologna o in altre zone. Vediamo se questa situazione si riesce a contenerla ancora nel tempo. Piacenza sicuramente ha il diritto di riprendere la vita assolutamente come prima, ha il diritto di vedere aperte tutta un'infinità di attività come gli asili, le scuole, qualunque attività, chiaramente sempre con rispetto di quelle che sono le tre norme fondamentali, cioè il distanziamento, la mascherina chirurgica e il lavaggio delle mani. Rimane il grosso punto interrogativo che vedremo a settembre-ottobre, sia dal punto di vista della ripresa del contagio. Il coronavirus è un virus respiratorio, quindi è abbastanza logico che a ottobre ricominci la sua attività. Lo fanno tutti i virus respiratori, idem i coronavirus, cugini di questo coronavirus, quindi non, mi sembrerebbe strano che non ci fosse una ripresa di questo virus, ma non lo dico per pessimismo, ma per semplice realismo epidemiologico. Soprattutto a ottobre noi dovremo vedere anche l'effetto che farà la ripresa delle attività scolastiche. L'attività scolastica è un grosso punto interrogativo, non tanto solo per i ragazzi in aula, che tutto sommato è uno dei problemi minori, ma per tutto quello che ci sta intorno, cioè i trasporti e tutto quello che riattiva l'attività scolastica. Io sono moderatamente ottimista, anzi io spingo con tante persone affinché si cerchi di riattivare questa attività scolastica. Ad esempio, è chiaro che dobbiamo però capirci molto bene cosa vogliamo fare e soprattutto dobbiamo capire che
una quota di nuovi focolai e di nuove infezioni ce le dovremo beccare. Quindi sta a noi, la nostra capacità, far sì che questi nuovi focolai siano il meno possibile e siano soprattutto, questo è fondamentale, il più precocemente possibile trovati. È chiaro che se io lascio che un focolaio da 2, 4 diventi a numeri grossi, si riparte tutto il meccanismo negativo. Se io invece di fronte a un piccolo focolaio di 8-10 persone riesco subito a bloccarlo, non scateno quella slavina, quell'ondata di tsunami che poi è stata quella che ha travolto tutti noi a febbraio e marzo. Grazie. Grazie al dottor Sisti. Ora passiamo la parola al dottor Massimo Piepoli, cardiologo, che ha vissuto, direi, della, se posso dire così, dottore, della trincea dell'ospedale, una delle esperienze forse più difficili nella storia recente della sanità e della medicina, non solo a Piacenza ma in Italia. E quindi la parola a lei, dottor Pagani. Cioè, dottor Piepoli, scusi. Grazie mille. Grazie molto per l'invito. Cerco di, appunto, di portare l'esperienza dell'ospedale. Ho preparato alcune diapositive che ho preparato insieme anche all'ufficio epidemiologico dell'ospedale, che cerco di condividervi se riesco. Ecco qua. Eccolo qua. Si riescono a vedere la foto? E quando chiaramente il punto di vista dell'ospedale è stato l'affollamento del nostro pronto soccorso, l'affollamento dei nostri reparti. L'ospedale che Piacenza, ma prima ancora Castello, Fiorenzuola e Bobbio sono diventati primariamente ospedali che hanno dovuto rispondere a questo, come diceva prima il dottor Sisti, a questo bisogno da parte della popolazione piacentina e non solo piacentina. Abbiamo risposto, abbiamo creato, come sapete, spostato il triage fuori dall'ospedale dove venivano fatti la stratificazione dei pazienti, abbiamo imparato competenze, il sistema ci ha dato una mano, la regione, ma anche, ci tengo a dire, anche le forze armate. Quello che volevo farvi vedere, ecco, facendo seguito a quello che diceva prima Marzio, qual è stato l'impatto dal punto di vista reale nel nostro pronto soccorso delle polmoniti Covid. In questa curva vedete sull'asse orizzontale la data dal primo marzo fino al primo maggio. L'altezza di queste colonne è il numero di accessi al pronto soccorso, più alte che mentre partivano all'inizio di marzo per polmoniti, intorno a 40, sono arrivate a essere quasi a metà marzo, quasi 140. Il colore giallo riguarda i pazienti che sono stati poi ricoverati, quelli verdi che sono stati rimandati a casa. E quello che è impressionante per noi è stato proprio questa continua fame di richiesta di intervento, pazienti che si affollavano nei nostri pronti soccorsi, appunto anche a centinaia, come potete vedere, tutti i giorni, a dover cercare di dare una risposta a questi pazienti. Fortunatamente è stata una curva, tutto sommato fortunatamente non troppo lunga, perché si è cominciato a spegnere già intorno a metà marzo, con fine marzo, poi aprile è rimasto con picchi intorno ai 40, ma comunque progressivamente, con un plateau che si è mantenuto fino al mese di maggio. Poi, comunque, brevissimo tempo, una grande necessità di dare risposta a questo. Fortunatamente è intervenuta anche la regione in questi casi. Volevo solo però, quello che per noi in ospedale, chi lavora come me, che lavora anche in cardiologia, ma che quindi facilmente è chiamato in pronto soccorso, cos'è stato? Vediamo dal punto di vista numerico. Vogliamo considerare questi i dati nel 2019 rispetto al 2020. Mensilmente arrivano nel nostro ospedale circa 10.000 pazienti, circa 330 al giorno. Fortunatamente, vedete, circa 86% sono considerati codici bianchi o codici verdi. Codici verdi è un eufemismo per dire delle urgenze differibili, quindi non urgenze sostanzialmente. Solo il 10% sono pazienti acuti. Nel mese di marzo si è dimezzato. Erano quasi tutti pazienti Covid. Cioè, mese di aprile addirittura meno un terzo. Ancora questi casi Covid fortunatamente cominciavano a diminuire, e in questo caso ovviamente pazienti veramente gravi erano aumentati di 3-4 volte. Quindi è cambiata la tipologia, è cambiato
l'aspetto. Quindi il paziente che non aveva sostanzialmente la polmonite non veniva in ospedale, e questo ne parleremo anche, è stato anche il nostro problema. Giusto qualche riflessione che avevo fatto con un collega dell'Università di Pisa, che avevo pubblicato su questo giornale, in cui ho portato un po' la nostra, una riflessione che avevo fatto praticamente una notte dopo una notte di guardia. Come ospedalieri, come cardiologi che lavorano in uno dei più grandi ospedali pubblici della zona, dobbiamo renderci conto che Piacenza non ha altri ospedali grossi intorno, perché a nord dobbiamo arrivare a Milano, a est dobbiamo andare a Parma, a ovest addirittura Pavia o forse Alessandria, quindi al sud Genova. Quindi avevamo un grosso bacino di utenza che era proprio al centro della pandemia. E ci siamo resi conto dell'urgenza di trattare questi pazienti, di prendere delle decisioni rapide, in particolare i nostri pazienti cardiopatici, di per sé sappiamo, erano pazienti, come pazienti fragili, pazienti maggiormente a rischio di una prognosi sfavorevole, ma dall'altro canto i pazienti stessi con la polmonite erano pazienti a maggior rischio di complicanze. Spesso dobbiamo rendere conto che i pazienti che hanno avuto complicanze non necessariamente legate al Covid, ma appunto delle conseguenze neurologiche, dermatologiche, immunitarie, cerebrovascolari, emorragiche, quindi erano pazienti complessi. Abbiamo dovuto quindi riorganizzare tutta la nostra attività, creare all'interno dell'ospedale percorsi puliti, percorsi sporchi, percorsi puliti perché far sì che anche i pazienti che venivano per altre patologie potessero essere protetti, non essere contaminati. Abbiamo creato, parlerò appunto come abbiamo detto, un reparto dedicato ai pazienti cardiologici Covid positivi, su cui abbiamo lavorato, abbiamo quindi. Dobbiamo essere chiaramente anche tutti noi, tutti, indipendentemente dalla nostra specialità, che fossimo ortopedici, chirurghi, di venire in contribuire, uscire dagli steccati tradizionali per venire a sostenere, ecco, soprattutto i colleghi dell'emergenza urgenza. Ovviamente tutte le procedure elettive sono chiaramente di routine, sono state spostate. Il reparto dell'emergenza sanitaria 5 è stato un reparto, diciamo, un'esperienza molto coinvolgente per noi cardiologi, anche perché è stato un momento in cui di collaborazione, di lavoro insieme ad altri specialisti, ci sono venuti a dare una mano chirurghi, ortopedici, urologi, otorini, su cui abbiamo un reparto di 40 posti letto in cui abbiamo cercato di dare un sollievo o di contribuire a lavorare su questi pazienti. Che cos'è stato la osservazioni che abbiamo raccolto? Chiaramente alla fine, a posteriori, con tutti i caveat che Marzio prima ha sottolineato, il sistema ha retto, supportando un incremento di numeri di posti letto, un numero maggiore di terapie intensive, aumento di protezione, di presidi di protezione individuale, però chiaramente stress per i pazienti e per i loro familiari. Quindi dovevi non tanto soltanto limitare a supportare i pazienti nella sofferenza della malattia, nella sofferenza delle terapie a cui erano sottoposti, stare allettati per settimane, o intubati, o con un casco, o comunque anche semplicemente con l'ossigeno. Non era una cosa facile da sopportare. Anche i parenti che ti chiamano non potevano venire, quindi dovevi essere aperto e comunque chiamarli tutti i giorni, informarli. E stress anche per noi sanitari, difficile prendere decisioni rapidamente, la paura del rischio del contagio, non dobbiamo dimenticarlo, la fatica fisica, l'isolamento anche familiare, tornavi a casa, non potevi riabbracciare i tuoi familiari, dovevi isolarti da loro per evitare il contagio. Però devo dire la verità, almeno noi che abbiamo lavorato in prima linea, cioè in prima linea abbiamo fatto anche delle osservazioni secondo me anche importanti. È emerso secondo me anche un senso di lavorare insieme, appunto lavorare, collaborare, superare gli steccati. Abbiamo in questo modo anche imparato a conoscere meglio i nostri collaboratori, che fossero infermieri, medici, specializzandi, ci siamo venuti incontro, portantini, manager, amministrativi, le operatrici sociosanitarie. E devo dire chi c'era ha contribuito senza limiti e con saggezza, ha cercato anche di confortare i pazienti, i colleghi, che hanno ceduto, senza bisogna dimenticare. Senti,
la maggior parte di loro silenziosamente e senza chiedere nulla in cambio. Questo secondo me ci dà la forza anche di, che adesso che stiamo riprendendo, quando ci rivediamo è un momento anche di crescita, è anche pensare che anche la sanità, anche la nostra sanità può crescere più forte, per avendo anche in chiaro quali sono le priorità. Ecco, secondo me, al di là della strumentazione, quello che è più fondamentale è il personale, che ha imparato la flessibilità ad adattarsi, ha imparato ad utilizzare, perché inizialmente non eravamo pronti, i presidi di difesa personale, imparare a distinguere percorsi puliti da quelli sporchi. Si è creato un team di esperti, cui Marzio ha contribuito, di percorsi, a conoscere i percorsi, quali sono le significazioni, in cui alla sera ci si confrontava per cercare di trovare i miglioramenti, l'isolamento del paziente sicuro, ma quello malato, ma anche e soprattutto del paziente incerto. Fortunatamente ci è venuto incontro a metà marzo la possibilità di avere anche a Piacenza, all'ospedale, la possibilità di fare i tamponi che prima dovevamo inviare a Bologna. Imparare che anche lavorare con i pazienti Covid non era pericoloso, ma bisognava essere preparati, avere i nostri presidi, imparare la conoscenza. E i pericoli più che altro che nascevano e nascono tuttora nei passaggi intermedi, pulito sporco, nei momenti del pronto soccorso, accettazione, negli spazi di riposo. Questo volevo un altro aspetto che la riduzione di accessi in pronto soccorso ha costituito anche una riduzione degli accessi dei pazienti gravi, pazienti per esempio con ictus, con infarto, con ischemia, con scompenso, che non sono venuti in queste settimane, in questi mesi in ospedale, perché avevano paura appunto di ammalarsi, e per cui è stato necessario anche fare un appello alla popolazione per cercare di venire in incontro. Naturalmente queste mie meditazioni sono state condivise anche da persone più prestigiose di me, come il professor Gattinoni, il quale però faceva delle osservazioni che dobbiamo imparare da chi ha fatto meglio di noi. Questi sono dati, questo per percentuali tra vari paesi europei, Regno Unito, Spagna, Italia, Germania, Francia, vedete che casi forse tra il Regno Unito e Spagna sono andati anche peggio di noi, tutto sommato. Noi siamo andati un po' meglio per casi totali, anche se là, sto parlando di dati nazionali. La mortalità sicuramente, la nostra è stata alta, molto alta, chi è andato meglio sicuramente sono altri paesi, per esempio la Germania. La Germania è il paese più fortunato, soprattutto hanno una popolazione più giovane, hanno avuto il tempo a loro vantaggio, hanno avuto quindi 15 giorni dopo, 2 settimane dopo di noi hanno avuto il picco, quindi hanno avuto modo di imparare dai nostri errori, quindi di adattarsi. Ci sono stati altri 3 aspetti che però vorrei sottolineare. Uno, come l'ha detto già il dottor Sisti, la capacità di fare tantissimi test, quindi di monitorare anche i casi lievi o casi asintomatici. La Germania è arrivata a fare più di 200.000 tamponi alla settimana. E questo è un dato fondamentale su cui dobbiamo imparare in un futuro a non fermarci. L'altra cosa fondamentale è, questo l'ha detto prima Nino Beretta, quanto noi investiamo nella salute della nostra cittadinanza, come quanto noi investiamo anche nella ricerca e nell'istruzione. Il prodotto interno lordo italiano è il più basso rispetto ad altri paesi, simile alla Spagna, più basso rispetto al Regno Unito, alla Francia, alla Germania. Ma ciò che, come giustamente ho sottolineato prima, è stato l'andamento di questi anni, questi 10 anni, la Germania comunque, poi partendo da 5 punti sopra di noi, ha investito più del 10%, il Regno Unito più del 30%, così la Francia. Noi, questi 10 anni, per il nostro enorme debito pubblico, non è casuale questo problema che ci stiamo portando dietro, e abbiamo dovuto ridurre gli investimenti in salute, gli investimenti in istruzione. Cosa è successo? Che siamo riusciti effettivamente a ridurre i posti letto, abbiamo ridotto i numeri di medici, ridotto purtroppo i numeri di studenti di medicina, non abbiamo ridotto il nostro debito pubblico. L'altro aspetto è l'organizzazione sanitaria, che questo mi sembra importante, la prima accennato che mi ha preceduto, anche in Germania, anche quando tutto era tranquillo, la gente non entrava in ospedale, si fermava fuori, c'erano dei triage con un padiglione in cui c'erano dei medici generalisti del territorio che valutavano il paziente.
se il paziente doveva essere ricoverato, entrava, se non era ricoverato, veniva rimandato a casa, e mentre il paziente andava a casa, il medico che l'aveva visitato avvertiva il medico di base che ne prendeva carico per la saturazione, per seguire la malattia, da indicazione, in un mondo diverso dal nostro. Prospettive per il futuro, secondo me, come è stato detto, è l'ospedale nuovo. L'ospedale nuovo sarà una, vediamo con i sanitari come una sfida, perché deve essere, sicuramente deve essere migliore di quello che come, non solo come strutture, ma anche a riuscire a dare la possibilità di attrarre delle persone, dei professionisti di altissimo livello. Deve essere un ospedale che è in grado anche di fare ricerca, dove fare, quindi estremamente in connessione con gli ambienti universitari, vicini a noi, ma anche in network all'estero, con l'estero, integrati ovviamente con il territorio, non devono essere delle isole, perché ritengo molto importante la ricerca fatta seriamente, fatta che deve essere una ricerca che non nasce in maniera sporadica, ma deve essere multicentrica, con randomizzata e seria, permette veramente di creare crescita, creare conoscenza, creare investimenti. Questo lo dico perché in questi mesi abbiamo osservato anche tantissime esperienze internazionali, anche da università prestigiose come può essere Zurigo, Boston, che invece hanno portato a delle conclusioni che ci hanno fatto purtroppo perdere del tempo. Concludo, questa è l'ultima diapositiva, ma perché ci tengo a dire, l'Italia, ma anche Piacenza, sono un paese strano e complesso. Adesso stiamo tutti cercando il vaccino efficace contro il virus del Covid, il SARS-CoV-2. Tuttavia la popolazione generale, noi medici primi, siamo quelli che siamo gli ultimi a vaccinarci contro l'influenza. D'altro lato stiamo almeno assistendo a un generale supporto per la nostra dedizione, siamo visti come gli eroi del momento, però avevo già detto, in questi anni i governi di qualunque colore non ci hanno supportato in questo punto di vista e anche l'opinione pubblica. D'altro lato, vi ho fatto vedere all'inizio, fino al 20 di febbraio, c'era un assalto continuo ai nostri pronti soccorso per problemi minori o richieste urgenti di controlli, visite, esami. Queste richieste erano associate a un aumento della pressione da parte della popolazione generale, quindi anche degli amministratori, per ridurre tempi di attesa e per rispondere a tutte queste richieste. A mio parere questo virus ci dovrebbe anche insegnare quali sono le vere priorità. Grazie, scusate se sono andato un po' fuori. Grazie al dottor Piepoli, che ci ha portato in modo chiaro ed efficace un'esperienza vissuta all'interno dell'ospedale. Diamo ora la parola al dottor Augusto Pagani, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Piacenza, che immagino ci parlerà di un tema cruciale per il passato, ma soprattutto per il futuro, e cioè il ruolo fondamentale della medicina territoriale. A lei, dottor Pagani. Buonasera, grazie per l'invito. Sì, direi che vi parlerò di quello, anche per completare l'informazione, il punto di vista diverso rispetto a quello dei colleghi Sisti e Piepoli, che ho ascoltato con interesse e dei quali condivido quasi per intero le considerazioni, compresa quella finale del dottor Piepoli, che è una cosa veramente importante. Allora, siamo tutti d'accordo, lo voglio ripetere anch'io, che questo è stato un evento assolutamente straordinario, a tutti sconosciuto, per il quale mancavano quindi esperienze, strategie, mezzi di protezione individuali sufficienti. E laddove si è verificato l'impatto con questo virus, con la violenza che abbiamo dovuto subire a Piacenza, pari solamente a quella iniziale nell'Odigiano, Cremone, nella Bergamasca, nessuno ha potuto resistere. Nessuno ha potuto resistere perché, inutile dircelo, non c'erano dispositivi di protezione e non c'erano strategie. Quindi ognuno di noi si è dovuto reinventare. In ospedale i cardiologi, i pneumologi, i gastroenterologi sono diventati subintensivisti, hanno riconvertito l'ospedale per attrezzarlo al Covid.
e sono stati bravissimi nel salvare vite umane, nell'accogliere un numero straordinariamente elevato di malati con delle malattie molto gravi, molto spesso. E il numero elevato dei morti purtroppo ce lo conferma. Quello che devo dire è stato molto ben fatto e molto ben coordinato all'interno dell'ospedale, dove tutte le mattine i capi dipartimento o una gran parte di loro si ritrovavano insieme alla direzione generale, alla direzione sanitaria, per fare il punto della situazione, per decidere che cosa fare, per decidere quali erano le priorità. Questo nel territorio, devo dire, purtroppo è mancato. Nel territorio abbiamo avuto una mancanza di coordinamento fra la medicina generale e l'igiene pubblica, fra la ASL e noi. Non abbiamo avuto un coordinamento con l'ospedale, perché noi ci siamo resi conto una settimana prima degli ospedalieri di quella che era la caratteristica di questa infezione rispetto a quelle che avevamo sempre conosciuto. Anche la peggiore influenza non ha mai portato al numero di richieste di contatto telefonico per un consiglio, per una visita domiciliare o ambulatoriale, come è stata in questa esperienza. Nella prima settimana siamo stati subissati di telefonate e abbiamo capito che eravamo di fronte a qualcosa di nuovo. Ma non dimentichiamo che anche oggi non abbiamo delle medicine che siano efficaci contro questa malattia, perché molto spesso è stato erroneamente criticato il medico di medicina generale che teneva a casa il paziente somministrando solo la tachipirina. Dobbiamo però, per onestà, ricordare che altro non si poteva fare, nel senso che non c'era un'altra terapia riconosciuta come valida dal consesso scientifico, nel senso che qualche volta si aggiungeva alla tachipirina l'azitromicina, qualche volta su consiglio dei colleghi delle terapie intensive aggiungevamo il cortisone nel caso di una patologia più importante, ma l'idrossiclorochina, per parlare soltanto del farmaco che è diventato noto a tutti, che poi dopo essere assurto alle cronache è stato rimesso nel cassetto per uno studio probabilmente di secondo livello, non era disponibile. Nelle prime fasi medici e medicina generale non potevano prescriverlo, così come non potevano prescrivere gli antivirali. I tamponi non li potevamo fare, nel senso che non ce n'erano abbastanza. E allora il ruolo e il compito della medicina generale, che era e rimane e dovrà essere in maniera molto forte nel momento in cui dovesse purtroppo arrivare una seconda fase, deve essere quello di fare da sentinella, da fare da faro sul territorio per poter segnalare in anticipo quello che sta arrivando, per poter ottenere tempestivamente l'accertamento di una malattia nel paziente sospetto, per arrivare tempestivamente all'isolamento del paziente accertato malato e dei suoi contatti. Questo è l'unico modo per cercare di resistere senza dover arrivare di nuovo a un lockdown totale. Quello che ci diceva giustamente il dottor Sisti e che è stata la strategia adottata in Veneto è quella che dobbiamo cercare di applicare con grande determinazione, con mezzi sufficienti e con una grande velocità, perché una delle cose che ha messo a nudo il virus è che il nostro impianto è stato eccessivamente lento nella risposta, perché troppo burocratizzato e poco integrato fra le diverse anime della sanità: medicina generale, igiene pubblica, ospedale. Quindi io non credo che saranno necessarie delle rivoluzioni, credo che sia necessario un ripensamento, una maggiore valorizzazione
del ruolo e dei compiti della medicina generale per fare quello che tutti hanno riconosciuto che debba fare, e cioè rappresentare il primo argine sul territorio per difenderci da una malattia di questo tipo. Bisogna, per farlo, ovviamente pretendere dai medici e medicina generale che facciano fino in fondo il loro mestiere, ma bisogna metterli nelle condizioni di poterlo fare. Quindi bisogna dare la possibilità di fare dei tamponi e di prescriverli, bisogna dare la possibilità di mettere in quarantena senza bisogno di fare telefonate all'ufficio di igiene, perché noi siamo diventati i terminali dell'ufficio di igiene, del dipartimento di cure primarie, della regione, di tutti quanti. Siamo stati bombardati di direttive che nella prima fase cambiavano ogni giorno, di numeri di telefono che poi molto spesso risultavano perennemente occupati, e quindi senza una strategia che abbia unificato tutti quanti. Io credo che se questo ci servirà come lezione, potremo fare meglio. Potremmo fare meglio senza neanche stravolgere troppo le nostre strutture sanitarie piccole e grandi. Teniamo presente che quello che ricordava prima il dottor Piepoli, e cioè il fatto che per i sanitari dentro l'ospedale il momento, il luogo più rischioso è il passaggio fra il Covid e il non Covid, per il medico di medicina generale questo è non cosa di tutti i giorni, ma cosa di ogni visita, di ogni contatto, perché ogni paziente che viene in ambulatorio o ogni paziente che andiamo a visitare a casa può essere o non essere, e i loro pazienti e i loro familiari uguale. Per cui questa situazione del tutto peculiare, del tutto caratteristica, deve essere tenuta in conto per considerare quanto è complicato e difficile il ruolo del medico di medicina generale, il quale si è trovato, così come i colleghi dell'ospedale, a rimodellare completamente l'attività per un mese e mezzo e oltre. Non abbiamo praticamente più visitato pazienti dalla terza settimana in poi, perché fino a quando non ci siamo resi conto di quanto fosse pericoloso, con imprudenza, con l'unica mascherina FFP2 che ci veniva consegnata nell'arco di una settimana, dico una per una settimana, siamo andati a casa a vedere dei pazienti e abbiamo rischiato, è capitato a tutti. Dopodiché, quando abbiamo cominciato a vedere quanti colleghi si ammalavano e quanto gravemente si ammalavano, ovviamente a quel punto siamo diventati un pochino più prudenti e abbiamo cercato di fare quello che dovevamo fare, anche per non lasciare gli altri, nel caso di malattia, abbandonati a se stessi. E abbiamo passato 7-8 ore al telefono ciascuno, fisso, mobile, mail, WhatsApp, SMS, un bombardamento di assistenza telefonica che ha, devo dire, in molti casi rinforzato il rapporto di fiducia che esisteva con i pazienti e fatto capire ai medici e anche ai pazienti quanto è importante questo rapporto, che è alla base di tutto. E i pazienti con i quali siamo riusciti a stabilire questo rapporto non si sono sentiti abbandonati, perché hanno ricevuto e hanno avuto risposta a una, due, tre telefonate al giorno nei casi di necessità. E teniamo conto che non è stato facile, perché a parte la carenza di terapia, per un lungo periodo c'è stata anche una carenza di strumentazione. Non è che serviva molto, ma il saturimetro è un apparecchietto che ormai tutti conoscono, e però non si trovava più nelle farmacie e nei negozi che vendono articoli medicali. E li abbiamo prestati ai nostri pazienti, ma tante volte non c'erano, e quindi risultava difficile dare di più di quello che abbiamo dato. Poi capisco che i pazienti comunque, o almeno alcuni di questi, si sono sentiti non sufficientemente curati, perché non hanno ricevuto la visita a domicilio
che aspettavano e che meritavano in molti casi. Ma questa è stata la situazione in cui ci siamo trovati. E quando sono arrivate le USCA è stato diverso, ma le USCA avevano una protezione che noi non avevamo. Io avevo chiesto che i pochi dispositivi di protezione venissero utilizzati da equipaggi per l'impossibilità di darli a tutti i medici. E quindi quando ci siamo riusciti è cambiato, per fortuna. Anche, devo dire, e teniamolo presente, perché questo è coinciso con la fase di decrescita del numero dei contagi, perché siamo stati bravi nel modificare e migliorare l'approccio organizzativo e terapeutico, però già ci ha fatto vedere nelle diapositive il dottor Piepoli, in quel periodo cominciava già a calare. Perché? Perché venivano a dimostrarsi gli effetti positivi del lockdown, l'isolamento che è l'unica misura completamente efficace contro il virus, ma che è, come tutti sappiamo, estremamente difficile da sostenere per motivi economici e che quindi deve essere riservata a casi del tutto straordinari e per la quale io credo che con le opportune correzioni dell'organizzazione sanitaria e territoriale potremo evitare nella sua applicazione più drastica e più completa e limitare invece ai pazienti che accertati positivi devono essere isolati insieme ai loro contatti per cercare di tutelare la comunità. Ecco, questo è il risultato della mia esperienza e le proposte che mi sento di fare. Non vorrei andare oltre, rimango ovviamente disponibile a rispondere a qualche domanda insieme ai colleghi se ci sarà l'occasione. Grazie al dottor Pagani, condividiamo sicuramente l'auspicio di cui poi immagino parleranno anche gli interventi successivi di un rafforzamento della medicina generale, territoriale. Do la parola al sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Penso che il suo intervento sia sicuramente utile, non solo perché ha avuto, ha dovuto dirigere l'amministrazione comunale e provinciale in uno dei frangenti più difficili della storia recente di Piacenza, ma anche interessante per capire quali sono i propositi di investimento, di miglioramento della sanità nel nostro territorio, che è oggettivamente una delle priorità, se non tra le principali priorità per Piacenza. Grazie, la parola al sindaco di Piacenza. Grazie a voi, buonasera, grazie per questa opportunità di approfondimento che è molto utile. Io ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto e ovviamente non posso che essere d'accordo su quelle che erano le criticità che sono state sollevate. Questa tragedia, questa emergenza ci ha sicuramente insegnato molto. Devo dire che ci ha insegnato molto e ci ha anche creato dei danni incredibili, perché come ricordava prima il professor Piepoli, il grosso problema del Covid, oltre al numero dei contagiati elevato e al numero dei decessi, ci ha lasciato anche in una situazione per la quale molte persone che avevano necessità di cura in quel periodo non hanno avuto accesso alle prestazioni, agli interventi, e vi dico che ancora adesso, e questo lo vedo come amministratore perché si rivolgono anche a noi a volte proprio per esplicitare quelli che sono i loro timori, le loro paure, ci dicono che c'è questa resistenza ad andare in ospedale a chiedere le visite. Quindi diciamo che il Covid ha fatto danni diretti e danni indiretti che ancora oggi sono ben presenti. È stata sicuramente una straordinaria emergenza e, come diceva prima il professor Sisti, non era preparato l'intero sistema a quella quantità che si è dovuto fronteggiare in pochissimi giorni. Io faccio riferimento al periodo, diciamo così, peggiore, dove c'erano addirittura 750 ricoverati, dove avevamo le persone in terapia intensiva che erano all'interno degli ospedali della nostra regione, ed era veramente una situazione di dramma. Quindi molto probabilmente la straordinarietà era tale da non permettere di avere delle soluzioni diverse rispetto a quelle che
si dovevano seguire in quei giorni. Questo però ci ha fatto capire che servono dei modelli organizzativi diversi e fuori discussioni. Innanzitutto il primo insegnamento è stata la flessibilità, la possibilità che una struttura ospedaliera debba trovare un modo di riconvertirsi in breve tempo e abbia la possibilità di rispondere nella maniera più celere possibile. Qui devo dire che grazie alla professionalità anche dei nostri medici, degli operatori, che fanno bene quando dicono non vogliamo essere chiamati eroi, hanno ragione, però la nostra gratitudine la dobbiamo proprio anche sottolineare, perché hanno fatto ben di più. Ad esempio questa capacità di mettersi tutti al servizio per poter far fronte a queste emergenze. Emergenze che devono vedere, a mio avviso, il cosiddetto gioco di squadra. Forse ne parlava prima Nino Beretta nella introduzione. La capacità di fare sistema, la capacità, diciamo, di avere una rete territoriale che risponda. Noi abbiamo visto quanto è stato efficace avere un lavoro che era distribuito non solo sull'ospedale di Piacenza, ma ha visto la valenza di Castel San Giovanni, di Fiorenzuola, di Bobbio, che addirittura in quella che è stata la zona, diciamo, della montagna ha fatto grande presidio, grande barriera. E la necessità quindi di un coordinamento. Ma riprendendo quanto diceva Augusto Pagani prima, e ha perfettamente ragione, la necessità di coordinamento deve essere anche con i medici generali. Perché? Perché i medici di medicina generale, scusate, sono stati coloro che sono stati in prima linea da subito. E all'inizio, diciamocelo pure, per indicazioni che venivano dallo stesso Istituto Superiore di Sanità, si diceva che questo virus era poco più di una banale influenza, e queste erano anche le indicazioni che venivano date. Io lo dico anche, devo dire, per esperienza personale, sono stata una malata di Covid e ho visto che comunque il discorso del tampone era una ipotesi ancora residuale quando eravamo già al 5 di marzo. Ecco. Quindi evidentemente c'erano delle situazioni che dovevano essere anche diciamo viste e prescritte in altro modo per mettere tutti in condizione di fare al meglio. Però devo dire che la mancanza di investimenti che ci sono stati nel tempo sugli ospedali e sul territorio ha poi portato ad avere la situazione che abbiamo tutti registrato e che ha visto il ministro Speranza, quando è venuto in visita qui a Piacenza, a fare un'affermazione che condivido, e anzi lui ci ha chiesto di dirlo, di esplicitarlo, cioè il fatto che praticamente il decreto 70 del 2015 deve essere considerato preistoria, perché questo Covid ha effettivamente cambiato totalmente quella che deve essere la visione che si deve avere sugli investimenti e anche, diciamo così, sulla sanità in generale. Noi parliamo spesso del nuovo ospedale e abbiamo visto come sia stato definito nell'ultimo periodo l'ospedale che dovrà essere, che potrà essere forse il primo post-Covid, ecco, diciamo che adesso viene denominato così. Ma questo ospedale dovrà avere sicuramente delle caratteristiche diverse rispetto a come si era ipotizzato, dovrà avere appunto questi requisiti della flessibilità, ma soprattutto dovrà avere molta ricerca, dovrà avere molta tecnologia, dovrà avere la possibilità di investimenti in personale, dovrà, diciamo così, essere completamente ripensato proprio per rispondere a quelle esigenze che sono emerse con un Covid che ha fatto scoprire la fragilità comunque di un sistema. Piacenza l'ha pagata veramente cara, perché comunque per questioni di vicinanza con il focolaio, insomma, ha avuto un numero elevatissimo di persone che quindi si sono contagiate, ma è importante a questo punto fare tesoro dell'esperienza che si è diciamo passata, e la mia preoccupazione, ad esempio, come amministratore è questa.
Se a settembre dovesse avere il virus, diciamo, una possibilità di riprendere, spero di no, ma comunque se dovesse essere con modalità magari, diciamo così, anche più contenute, ma sicuramente questo virus arriverà insieme al virus influenzale, quindi noi avremo l'influenza. E il discorso che facevo io è che, a mio avviso, ma questa è la mia opinione di amministratore, non sono certo un medico, uno scienziato, nemmeno un virologo, è che comunque tutti dovranno essere sottoposti a tampone, perché nel dubbio non si può pensare che non ci sia questo tipo di precauzione, a mio avviso, no? In più, come diceva prima il professor Sisti, mi pare forse che lo abbia accennato, c'è questo discorso della ripresa della scuola, che comunque è un altro elemento di cui dobbiamo tener conto. Nel periodo, diciamo così, del Covid più intenso, una fascia di persone che non erano sottoposte al tampone erano comunque i bambini. Allora, non che si voglia fare una sperimentazione, però io dico, ci stiamo ponendo il tema di quello che può essere anche il discorso della positività nei bambini, sui bambini, quello che può accadere nel momento della ripresa scolastica. Ad esempio, parlando con i pediatri, era uscito anche il tema di approfittare di quello che è il periodo estivo, dei cosiddetti centri estivi, o comunque di quelle che sono le esperienze di socialità che i ragazzi possono fare, ovviamente con le misure, con le precauzioni, per poter farsi un'idea anche di quelle che sono l'eventuale monitoraggio su questa fascia di età. Allora, vedete, io penso che un discorso come quello che abbiamo subito non debba più accadere. Siamo andati ad affrontare un'emergenza che era, a mio avviso, difficile davvero da immaginare. Ce la siamo trovata addosso, i numeri delle persone che si contagiavano erano elevatissime. Non possiamo pensare di non far tesoro Da ciò che abbiamo vissuto. La prima cosa è davvero puntare molto anche sulla medicina territoriale. Non possiamo pensare che l'ospedalizzazione sia l'unico rimedio, ma l'abbiamo visto, lo dicevano bene i medici che mi hanno preceduto, cioè non è la risposta all'ospedalizzazione, è l'intercettare, è il prevenire, è cercare di evitare che la gente abbia bisogno dell'ospedale. È vero quello che diceva prima il dottor Pagani, molte persone a casa sono state con la tachipirina oppure neppure quella. Ecco, perché? Perché si riteneva che comunque si dovesse aspettare il momento della crisi respiratoria. Questo è il segno evidente che anche l'Istituto Superiore di Sanità non aveva dato delle grandi indicazioni da questo punto di vista. Adesso il nostro nemico l'abbiamo purtroppo subito e l'abbiamo conosciuto, quantomeno un po' lo abbiamo conosciuto. Io penso che a questo punto si debbano fare dei ragionamenti specifici, sia per affrontare l'autunno, quindi con il discorso del tracciamento dei futuri casi, che deve avere un andamento sicuramente diverso rispetto all'esperienza passata. Ma il punto più importante è quello degli investimenti. Dobbiamo investire sulla nostra sanità, dobbiamo mettere i nostri medici di medicina generale in condizione di poter avere quelle risposte, quei servizi in più che consentono di andare ad intercettare determinate, diciamo, situazioni, determinate patologie. Deve esserci sicuramente un maggior coordinamento tra la medicina generale, l'igiene pubblica e l'ospedale, perché sicuramente questo è mancato, e quindi io ritengo che da questi presupposti debba poi partire la riorganizzazione ospedaliera, che deve essere sicuramente ripensata, e deve a questo punto anche essere messa a reddito quella medicina di eccellenza che il territorio, mi permetto di sottolineare, ha saputo esprimere
pur nelle grandi difficoltà, perché noi abbiamo avuto davvero delle eccellenze e abbiamo visto come ci siano stati delle sperimentazioni che all'inizio parlo dell'eparina, poi vabbè, abbiamo avuto le USCA, ricordo il lavoro straordinario che è stato fatto dal primario di radiologia, cioè mettiamo a reddito queste cose. Ciò che abbiamo subito deve diventare anche lo stimolo e soprattutto la base per dare una diversa dimensione a quella che è la risposta sanitaria del nostro territorio. Grazie Sindaco. A questo punto io ho ricevuto solo dei like, non delle domande, quindi vuol dire che la discussione e gli interventi sono stati apprezzati, sono stati chiari. Penso quindi che possiamo passare la parola al senatore Errani, che per la sua esperienza istituzionale, non solo attuale ma anche quella passata, conosce molto bene sia i problemi della sanità in generale che anche quelli della sanità piacentina, e considerare il suo intervento come la conclusione di una riflessione che, come ha detto il sindaco, penso che sia stata utile per tutti noi e per coloro che ci hanno seguito. Grazie, la parola al senatore Errani. Grazie, buonasera a tutti. Ma innanzitutto vorrei partire esprimendo, come hanno già fatto altri che mi hanno preceduto, la mia vicinanza per la drammatica vicenda che ha attraversato il nostro paese e con una particolare intensità anche il territorio di Piacenza. Io la dico così: troppe vittime abbiamo avuto. E come diceva Verretta, non per fare processi, ma certamente bisogna riflettere con grande attenzione su quello che è accaduto per capire dove ci sono stati gli errori. Il professor Sisti ha detto una serie di cose che io personalmente condivido, e per, diciamo così, costruire una strategia capace di dare delle risposte. Ora, la prima cosa che mi viene da dire è questa: dobbiamo intanto certamente fare un piano nazionale per la pandemia. La Università John Hopkins valutava il nostro vecchio piano sulle pandemie al 51esimo posto nella capacità dei paesi di dare risposte alle emergenze pandemiche. Dobbiamo rivederlo e rivederlo profondamente. Dobbiamo avere la capacità di fare una scelta netta. Lo dico prima di tutto alla politica, ma non solo alla politica. Ed è una scelta, diciamo così, che è radicale, vale a dire: il sistema sanitario nazionale non è un costo, ma è una risorsa indispensabile. Dobbiamo mettere da parte tutti i ragionamenti che pur attraversavano non solo una parte politica, ma attraversavano un po' il paese, tutti, secondo cui la sanità si spendeva troppo. Il dottore prima ha fatto vedere una slide dove è evidente il taglio netto in controtendenza rispetto a tutti gli altri paesi OCSE che in questi anni abbiamo pagato come sanità. La sanità è un grande investimento pubblico a cui il paese non può venire mai meno. Detto questo, il Covid, secondo me, ci ha evidenziato problemi che già aveva il sistema sanitario nazionale. Li avete detti, io cercherò di dirlo in sintesi, molto, molto rapidamente. Fatta la scelta che bisogna investire in ricerca, in tecnologie e in spesa corrente,
bisogna avere il coraggio di vedere quali problemi abbiamo. Allora, bisogna riorganizzare la rete ospedaliera. Sono d'accordissimo con quello che ha detto il sindaco. L'impianto concettuale della riorganizzazione ospedaliera degli ultimi anni va profondamente rivisto, non solo per il Covid, ma perché nel frattempo sono accadute tante altre cose. È cambiato l'andamento demografico di questo paese. Le nuove tecnologie danno nuove opportunità, pensiamo alla telemedicina. E allora bisogna riorganizzare il sistema e la rete ospedaliera in modo intelligente e in modo integrato. Da questo punto di vista, io penso che, visto che a Piacenza state discutendo del nuovo piano, sì, è giusto che ci sia un ruolo degli enti locali, io dico un ruolo anche dei cittadini, perché la sanità deve essere vissuta di più come una forma fondamentale di esercizio di un diritto, non semplicemente delegato alle competenze professionali. Ma questa è l'occasione per fare una riconsiderazione, a mio parere, superando quella separazione tra rete ospedaliera e rete territoriale e capendo come non vadano abbandonati territori, soprattutto penso per esempio ai territori della montagna, per costruire un impianto che dalle cure primarie e dalla organizzazione delle cure primarie fino alla alta specialità dà in modo appropriato ai cittadini il servizio migliore e l'accesso più semplice. L'accesso più semplice. Da questo punto di vista non c'è dubbio che il Covid ci abbia detto come il territorio sia fondamentale e come invece il territorio abbia pagato ancor più della rete ospedaliera i tagli di questi anni. Io condivido le cose che sono state dette, il ruolo della medicina generale, del medici di medicina generale. Condivido la necessità di lavorare sull'integrazione. Però voglio dire una cosa con chiarezza, che è questa. Avere un programma e una programmazione e un'organizzazione sulle cure primarie richiede una governance. Questa governance per me non può che passare dal distretto, che va rafforzato e arricchito nel rapporto con la interprofessionalità e la capacità dei diversi soggetti che debbono operare in questa programmazione e organizzazione delle cure primarie in modo integrato. Vale a dire, nessuno può fare da sé e nessuno è titolare di una prestazione rispetto a un'altra. Bisogna costruire una rete e un'organizzazione. Da questo punto di vista, io penso che i medici di medicina generale abbiano un ruolo fondamentale. Ma dobbiamo riuscire a trovare il modo per valorizzare questa esperienza nel territorio dentro a questa programmazione complessiva. Non è una questione di ordine giuridico, di profilo giuridico dal punto di vista contrattuale, è una questione di integrazione, di programma, di progetto. E su questo o facciamo un passo in avanti oggi, oppure, secondo me, ci troveremo di nuovo nei prossimi anni a dei problemi che già abbiamo visto e conosciuto drammaticamente con il Covid. Quindi io sono convinto che ci sia bisogno di un profondo processo di riforma. Voglio fare ancora alcuni esempi.
ci dobbiamo chiedere se le RSA possono essere quello che abbiamo conosciuto e abbiamo visto fino ad oggi. Io penso di no. Io penso che lì bisogna ripensare al rapporto tra l'RSA e il sistema sanitario nazionale. Penso che per quello che riguarda le case di riposo fino alle case di famiglia, quelle non convenzionate che stanno sul mercato privato, ma penso che anche lì si debba rafforzare l'accreditamento e la funzione sanitaria. Ecco perché il distretto, perché è l'integrazione sociosanitaria che ci può far fare un grande salto di qualità rispetto all'esperienza che abbiamo avuto fino ad oggi. Alcuni altri esempi per chiarezza. C'è un sistema integrato, un sistema misto tra sanità pubblica e sanità privata. Ma per me, lo devo dire in modo chiaro, non si può sfuggire ad un ruolo della programmazione pubblica che consente di integrare un sistema senza impoverire il sistema pubblico. Voglio essere chiaro. Giustamente il sindaco ha detto che le prestazioni, per le ragioni che sappiamo, di specialistiche, eccetera, si sono interrotte. La gente ha ancora paura di andare all'ospedale. Ora, come affrontiamo questo tema? Dobbiamo affrontarlo in modo intelligente per dare risposte ai cittadini, ma nello stesso tempo per non continuare in modo, diciamo così, strisciante un processo di esternalizzazione che francamente non regge strategicamente. Dunque, integrazione, accreditamento, prestazioni utili e integrate per avere complessivamente un sistema che è in grado di dare delle risposte. Un tema che non è stato sollevato e che a mio parere è essenziale è il tema della formazione. Formazione per la medicina generale, ce n'è pochissima di formazione per la medicina generale. Ma se diciamo, come abbiamo detto, che sono un presidio essenziale, bisogna fare formazione. Io penso che dobbiamo cambiare il rapporto che c'è tra università e sanità e Ministero della Sanità. Cioè, noi come ci immaginiamo la sanità fra 30 anni? Perché è di questo che dobbiamo parlare. Quali saranno le figure professionali nel nuovo impianto organizzativo della rete ospedaliera e territoriale? Quali figure professionali avremo bisogno? E sulla base di questo, come l'università programma la sua formazione, le specializzazioni, le specialità? Certo, c'è un problema di risorse, le abbiamo aumentate e dobbiamo aumentarle ancora, ma c'è anche un grande problema di indirizzo, di programmazione, che non può non trovare un nuovo ruolo da protagonista della sanità. Diversamente noi faremo fatica. Ci sono altri, per esempio l'igiene pubblica, a proposito sempre di formazione, è un punto che in questi anni si è progressivamente indebolito. Invece l'igiene pubblica, proprio per l'esperienza del Covid e per quello che potremo vedere nei prossimi anni, necessita di un salto di qualità e di una qualificazione. Io immagino un sistema che dialoga in modo permanente tra ospedale, territorio,
medici di medicina di base, altre specialità, infermiere di comunità, dove la governance è del sistema complessivo e tutte le figure concorrono a raggiungere il risultato fondamentale. Io credo che in questo dramma la sanità abbia, diciamo così, anche una grande opportunità, quello di riformarsi, di fare una profonda riforma che va appunto dalla formazione alla rete ospedaliera, alla rete territoriale, alla ricerca, a tutto il tema farmacologico. Abbiamo bisogno di fare un grande salto. Fatemi concludere con un'ultima osservazione. Abbiamo retto, come ha detto il professor Sisti e come ha detto anche il dottor Pagani, abbiamo retto, il sistema ha retto, ma ha retto prima di tutto per una straordinaria capacità di flessibilità che hanno dimostrato gli operatori. È importantissimo questo fatto. Ha costruito quel clima nuovo di cui ci avete parlato prima, anche tra gli operatori stessi. Ma dobbiamo dare agli operatori la possibilità di non produrre questo sforzo nell'emergenza, diciamo così, drammatica che si è vista, ma dare gli strumenti professionali di formazione, di competenza, di, diciamo così, riconoscimento economico. Diceva Brecht, beati paesi che non hanno bisogno di eroi. Un infermiere prende uno stipendio da inadeguato. Chiunque è stato in un reparto di medicina generale e ha fatto una notte con il proprio parente sa qual è la vita incredibile che fanno gli infermieri. Ecco, noi dobbiamo rivedere l'insieme del sistema e io penso e auspico che si realizzi una grande discussione pubblica, una grande conferenza, una conferenza nazionale per il nuovo sistema sanitario, dove non ci sono confronti ideologici o, diciamo, riserve di categorie e componenti, dove c'è uno sforzo progettuale per rilanciare questo sistema che comunque è un grande sistema universalistico. Grazie. Grazie senatore Errani, grazie a tutti i partecipanti a questa tavola rotonda. Penso che sia stato un appuntamento utile, proficuo e costruttivo, a cui ovviamente seguiranno altri appuntamenti. Buona serata a tutti e di nuovo grazie anche a coloro che ci hanno seguiti su YouTube. Grazie, buona serata. Sì, buonasera. Buonasera a tutti e grazie.